Buonasera amici di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata, una puntata nella quale parleremo di un argomento che da tanto tempo ci sta estremamente caro, il Natale e gli annessi e connessi al Natale, uno dei quali sono i mercatini di Natale. I mercatini di Natale che ormai sono entrati anche nella nostra tradizione, pur non essendo nati qui da noi, ma dopo capiremo anche il collegamento. Faremo una puntata improntata su un borgo del nostro entroterra, Monbaroccio, che ha da tempo sposato questa filosofia del mercatino di Natale che veramente così scalda i cuori e l'atmosfera. Allora, salutiamo subito i nostri ospiti, salutiamo e cominciamo dalla prima carica cittadina, il sindaco, neoeletto sindaco di Monbaroccio, Angelo Vichi. Buonasera. Benvenuto sui nostri divani. Poi Damiano Bartocetti, presidente della Proloco. Buonasera. Buonasera. E accanto a lui la vicepresidente della Proloco, Ilaria Renzoni. Buonasera. Buonasera. Allora, prima di affrontare l'argomento mercatini e insomma comunque tutto quello che è il suo corollario, sindaco, lei è di recente incarico, un paese, quello di Monbaroccio, che vi rende la vita facile, perlomeno dal punto di vista dell'atmosfera e dell'offerta anche che si può dare a chi vuole visitare un borgo così splendido, così bello come il vostro. Sì, è vero. Monbaroccio, non a caso l'ho scelto come mia residenza, voglio dire, vengo da Pesaro, insomma, ecco, nativo di Pesaro, ma mi sono poi innamorato di Monbaroccio perché giustamente è troppo, troppo bella. Un borgo medievale fantastico, un territorio veramente molto, molto significativo, e quindi non ci si poteva non innamorare di una località come questa, troppo bella. Poi ho avuto anche, per così dire, la fortuna, diciamola così, e quindi anche in parte l'onere di diventare il cosiddetto primo cittadino, ovvero sindaco. È una cosa che ovviamente mi fa particolarmente onore perché è un impegno grosso, gravoso, ma è anche una grandissima soddisfazione dal punto di vista umano e personale. Vuol dire che tante persone hanno avuto fiducia di questa persona, in sostanza. Ecco, quindi non possiamo deluderli, non devo deluderli. Dall'altra, effettivamente è un territorio, io credo, veramente fuori dall'ordinario. Fuori dall'ordinario perché al di là di quelle che sono le sue bellezze paesaggistiche, monumentali, e c'è un'aria particolare, deriverà probabilmente dal santuario del Beato Santo, non lo so, probabile. E comunque è veramente un territorio estremamente significativo che anche comuni vicini, non meno carini, non meno belli, non meno significativi, però ci invidiano. E quindi voglio dire, il fatto stesso che ci sia già la cosiddetta materia prima, pur non facendo nulla, qualunque altra attività che si ha in mente, diciamo, di fare, di produrre, di realizzare, ha un contesto talmente fantastico che può soltanto, diciamo, migliorarla. E questo effettivamente va riconosciuto. Oltretutto abbiamo anche avuto la fortuna di avere una Proloco, e non è cosa da poco, una Proloco estremamente capace, estremamente volitiva, e poi magari ve ne parlerà il suo presidente e la vicepresidente. È un nucleo, un gruppo di persone estremamente vivaci dal punto di vista proprio della realizzazione del pensiero, delle cose da fare, mai fermarsi su quello che si è già costruito e fatto, per cui devo dire la sincera verità, questo qui è stato un qualcosa in più che a Monbaroccio ha dato un valore aggiunto, evidentemente. Quindi bisogna dire grazie a loro. Grazie a loro che sono sempre stati estremamente attivi. Sindaco, quindi ha trovato una Proloco che... Sì. Le ha dato man forte su tante progettualità che volete mettere in campo. Esattamente, effettivamente è stato così ed è stato subito, come dire, un matrimonio, diciamo, no? Tutto considerato, nel senso che quando si trovano delle persone, in particolare giovani, che hanno tutta questa grande voglia di fare e lo fanno per il paese, non lo fanno a titolo personale, quindi con tanto sacrificio, questa è una cosa che chiaramente tutte le amministrazioni, tutti gli amministratori non possono altro che magnificare, diciamo, perché è veramente un qualcosa che vale la pena di avere. E molte altre città, molte altre realtà anche vicine, cercano di copiarla, questa Proloco, ecco, quindi va detto, no? Quindi... Sbirciano. Sì, sì, sbirciano e si fanno aiutare. Si fanno aiutare. Sì. Allora, Damiano Bartocetti, presidente di questa così celebrata dal sindaco Proloco,
da tempo vi occupate di questo territorio così che ha tanto da dare, ma che ha bisogno anche di essere ben valorizzato, perché poi insomma no, voi siete, come dire, inseriti in un contesto estremamente competitivo, quindi bisogna mirare bene per venire fuori. Devo dire che abbiamo un gruppo all'interno della Proloco che è fantastico, a partire dalla vicepresidente e da tutti i consiglieri, anche l'altro vicepresidente. C'è un buon gruppo di lavoro, quando c'è la squadra diciamo che si lavora bene. L'impegno che ci stiamo mettendo per valorizzare il territorio è grandissimo, tant'è vero che non ci fermiamo alle cose che già sono state fatte nel passato, e questo lo devo dire, c'è una Proloco attiva che funziona, che ha dei musei, che ha tante cose, quindi ci sono stati dei bravissimi volontari nel passato che hanno costruito la Proloco, proprio per citare l'ultimo presidente della Proloco, Vari Siacucci, che ha dato tanto, che sta dando tanto per il nostro paese, per Monbaroccio, in particolare per i musei, che poi ne parleremo. Adesso stiamo lavorando da un anno circa a questa parte, abbiamo creato un nuovo gruppo giovani, credo che forse è l'unica Proloco delle Marche che ha fatto questa cosa, un gruppo di, siamo partiti da 5-6 ragazzini, siamo arrivati a 24, quindi vuol dire che abbiamo dato un'impronta buona, abbiamo dato una buona impressione. È chiaro che questo comporta impegno, tutti i giorni siamo in Proloco, tutti noi, da partire dal presidente alla vice, ai consiglieri, ogni giorno ci impegniamo per diciamo migliorare il gruppo, per aiutarli, per stargli vicino. Cerchiamo di valorizzare al meglio il gruppo giovani, perché è il nostro futuro, il futuro di Monbaroccio, ma non solo di Monbaroccio, di tutto il territorio. Quindi sui giovani va investito, quindi abbiamo visto che l'amministrazione comunale su questo ci sta seguendo, quindi chiediamo ogni volta sempre di investire anche qualche soldo all'amministrazione comunale, perché è una cosa importantissima questa. Tra l'altro il gruppo giovani quest'anno, sempre per la prima volta, ci ha permesso nel periodo estivo di aprire anche le porte del santuario del Beato Sante. Abbiamo tenuto per la prima volta da quando è nata la Proloco, dal 1 agosto al 30 agosto, sia la Pinacoteca che la chiesa aperta tutto il giorno, con due ragazze straordinarie, splendide, sono state veramente brave. Hanno accolto i turisti, gli hanno dato tutte le spiegazioni del caso, ma sono state veramente graziose queste ragazze. Poi c'è un clima generale buono, anche i volontari, le associazioni. I volontari per primo, proprio questi giorni, queste sere stiamo lavorando per la realizzazione del È Natale 2014. Ci sono tantissimi giovani, si sta incrementando, quindi dicono ma non c'è la gente che lavora, ma non è vero. Nel nostro comune ci sono tante brave persone, tanti bravi ragazzi, ma non solo ragazzi, anche persone anziane che vengono tutte le sere ad aiutarci e a lavorare per il nostro territorio. Quindi per noi è un motivo di orgoglio, di soddisfazione soprattutto perché i ragazzi e i grandi che riusciamo a tenerli impegnati, al posto magari di stare al bar, di farsi qualche diciamo stupidaggine o qualcosa di sbagliato, li impegniamo nel nostro territorio comunale a fare qualcosa di utile, che possa essere per l'ambiente, a livello culturale, gastronomico, e poi perché no, poterli anche avviare al mondo del lavoro. Ecco, Sindaco, ritorno da lei perché mentre sentivo le parole del Presidente, mi veniva in mente insomma la sua estrazione. Lei viene da una città grande come Pesaro, città della provincia, insomma, ecco, rispetto a Monbaroccio, rispetto grande, sì. A Monbaroccio. Mm. Però io penso che un'iniziativa, quale essa sia e di qualsivoglia natura, contestualizzata in un paese come Monbaroccio e poi invece riproposta in una città di grandi dimensioni come Pesaro, ha un'altra valenza. Diciamo che nel borgo si riscopre il senso della comunità, i giovani si mischiano ai vecchi, c'è l'esperienza del passato, è la comunità che si mobilita. Questo in una città come Pesaro non sarebbe possibile. È sicuramente più complicato. Diciamo che in una piccola realtà, in una piccola collettività come Monbaroccio, poco più di 2100 anime, voglio dire, è, come dire, è più manifesto il senso della comunità.
E quindi forse, come dire, qualunque manifestazione, in particolare quella natalizia, che ha poi una sua valenza molto particolare, anche di tipo religioso, acquisisce un senso più umano, più caldo. E meno kermesse, meno spettacolo e forse più un qualcosa di più interiore, e quindi voglio dire, poi collegato anche al discorso della religiosità del sito, diciamo, il Beato Santi e quello che rappresenta, effettivamente ha una valenza molto diversa, molto diversa. E sì, questo ha fatto bene a lei a evidenziarlo, perché effettivamente è così. C'è un altro senso dei sentimenti che si esprime poi con tutto quello che dicevamo prima, ovvero anche l'attaccamento dei giovani, e non soltanto certo. Dei giovani, a queste attività. Sì, è vero, sì, Monbarò c'è qualcosa in più. In più. È in più. Allora, noi siamo stati più volte con le nostre telecamere a visitare il vostro borgo in diverse occasioni, in diversi momenti, anche per il mercatino di Natale dell'anno scorso. Quest'anno ci state lavorando. La Proloco ha dato grande prova di sé e di coesione, anche perché insomma, quello di anno scorso è stata un'edizione particolarmente riuscita, molto bella. Quest'anno avete un paio di chicche che non le sveliamo subito, però insomma, diciamo a favore di chi ci guarda in questo momento. Fra un po' vi parleremo di una cosa che possiamo dire senza onore di smentita, poi capirete il perché, è forse unica in tutta Italia, ma insomma attendete qualche altro minuto, perché voglio insomma, soffermarmi anche su quello che è la proposta museale di Monbaroccio, che non è solo mercatino, non è solo manifestazioni. Avete dei musei proprio che sono, diciamo, contestualizzati, la civiltà rurale, contadina e altri, che secondo me è giusto che voi insomma, li illustriate e li facciate conoscere. Sì, beh, allora noi abbiamo diciamo tre poli museali, abbiamo la civiltà contadina, l'arte sacra ed il ricamo. Poi abbiamo sempre all'interno del paese di Monbaroccio il museo di Guidobaldo del Monte Galileo Galilei, e abbiamo bellissimo il santuario del Beato Santi con la sua pinacoteca, che poi comunque su questo sarà la vicepresidente che darà insomma notizie più precise. Parlavamo di giovani leve, insomma qui mi sembra che ci siamo. Insomma. Sì. Allora, Ilaria Renzoni, vicepresidente della Proloco, un'offerta museale che vi dà ampie possibilità, sì, per differenziarvi nell'offerta da dare ai turisti o a quanti vi vengono a visitare? Certo, l'offerta museale di Monbaroccio è molto vasta, perché partendo comunque dal centro storico, come ha detto Damiano, i musei della civiltà contadina, che non da poco ha partecipato alla realizzazione del film Il giovane favoloso di Martone, e quindi insomma è un museo con dei pezzi abbastanza rari, il museo del ricamo e anche il museo dell'arte sacra. E oltre a questi anche il laboratorio di Galileo Guidobaldo, che è una cosa un po' più sperimentale, una cosa più pratica, non è un solito museo da vedere, è anche da provare. Oltre a questi, spostandoci verso l'esterno, non da poco c'è il santuario del Beato Santi con la sua pinacoteca, dipinti, affreschi, e comunque girando anche nelle frazioni troviamo punti artistici, culturali interessanti un po' ovunque. Non a caso è una notizia fresca, aprirà probabilmente anche una sala dedicata a Ciro Pavisa, che è il pittore diciamo più importante di Monbaroccio, e quindi è un'offerta che va piano piano ampliandosi sempre di più. Ecco, il Museo della Civiltà Contadina noi l'abbiamo visitato quando siamo venuti su nel mercatino, cioè, veramente insomma, possiamo dire insomma, l'anima e l'essenza della vostra ruralità, del vostro vivere comune, perché sia nella gestione, che è una gestione diciamo, fatta con grande passione, con grande impasse da chi ci lavora dentro, ha dei pezzi anche significativi, estremamente particolari. Mi ricordo un carretto bellissimo, che è un pezzo unico, possiamo dire. Sì, il Biroccio. Il Biroccio, che è anche tra l'altro il nostro stemma comunale. E quindi, ecco. Ma anche proprio la stessa gestione dei musei, come diceva prima Ilaria,
anche questa che gestisce interamente la Proloco, il comune ha affidato i locali, tutti i pezzi sono di proprietà della Proloco, è tutta gestita da volontari. Esatto. Quindi anche questo è bene dirlo, tanti volontari che dedicano il loro tempo per il paese, ce ne sono tanti, speriamo che ancora aumentino ancora di più, che anche di sensibilizzare qualcuno magari che non lo fa. Gli invitiamo a venire a partecipare alle nostre riunioni, a partecipare alla sera ai lavori, perché poi la cosa bella che mi rincuora tantissimo è vedere insieme tutto il gruppo dei ragazzi con quelli meno, con le persone anziane, che si scherza, poi alla sera si fa anche festa, dopo il lavoro è vero, però c'è anche un clima di festa e questo credo che sia stato proprio il nostro lancio giusto che abbiamo dato come Proloco, di coinvolgere i ragazzi, gli abbiamo spiegato il senso del volontariato, gli abbiamo spiegato tantissime cose e abbiamo avuto una, direi, ottima risposta su tutta la gestione dei volontari, ma anche dei musei e di tutte le altre attività che la Proloco fa, e poi ce ne sono tantissime di attività, perché comunque, per parlare un po' in generale, anche che prima non mi sono soffermato, abbiamo la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali, quindi tendiamo anche alla valorizzazione dei nostri prodotti. D'estate collaboriamo con l'associazione, che c'è la festa della tagliatella al Cairo, c'è la festa della Crescia Soi Cocon a Montegiano, dove c'è già un'associazione lì, che però comunque anche lì la Proloco partecipa, aiuta, collabora. E c'è diciamo, questo clima che si è riuscito a creare della Proloco con l'apporto di tutte le associazioni, quindi tutte le associazioni lavorano, si impegnano anche adesso per il mercatino di Natale, è anche questo proprio un motivo di orgoglio, credo nostro, ma di tutto il territorio comunale, perché cerchiamo di lavorare non per noi stessi, come diceva prima il sindaco, ma cerchiamo di impegnarci per creare visibilità al nostro territorio, ma non solo, perché creando visibilità creiamo anche poi l'afflusso dei turisti. L'afflusso dei turisti porta un lavoro ai bed and breakfast, ai ristoranti, quindi creiamo anche posti di lavoro. Cerchiamo di fare anche questo, perché oramai oggi il motore, l'unica economia che abbiamo del nostro territorio è proprio il turismo enogastronomico. Certo, con le peculiarità anche di un territorio, quello marchigiano e anche quello pesarese, che in ambito provinciale ha tante eccellenze, ha tante, insomma, piccole chicche e perle da poter mostrare. Vicepresidente, anche la manutenzione di questi enti museali impone una presenza, insomma, quindi siete impegnati anche, mi viene in mente appunto il Museo della Civiltà Contadina, che ha tanti pezzi che necessitano di manutenzione, quindi siete orientati anche, esatto, in questo. E rimane, entra sempre nella passione dei volontari, perché comunque pulire il pezzettino piccolo del museo, comunque tenere, fare in modo che questi musei siano belli, belli, ordinati e puliti, rientra sempre nel compito del volontario. Sindaco, dopo facciamo una battuta finale su questi ragazzi, perché insomma voi avete la spada di Damocle dei costi e quindi dovete sempre, però insomma l'opera meritoria di queste persone, di questi ragazzi di svariata età è veramente da sottolineare e da enfatizzare. Allora, sveliamo l'arcano, noi questa sera vi presentiamo insomma questo avvenimento che è il mercatino di Natale di Monbaroccio, che quest'anno ha una particolarità che io prima ho definito quasi unica in Italia, ma lo possiamo dire perché c'è una joint venture, una collaborazione insomma, con uno dei comuni che in Italia sicuramente rappresenta per antonomasia. Quando pensiamo ai mercatini di Natale, ecco, pensiamo a quello. Presidente, le lascio il proscenio per illustrarci questa bella cosa che siete riusciti a creare. Io devo dire che dopo un anno di lavoro che la Proloco assieme all'amministrazione comunale ha portato avanti, abbiamo raggiunto un risultato straordinario, come dicevi tu prima, unico in Italia. Unico in Italia, non ci aspettavamo nemmeno noi questa disponibilità così piena, un'accoglienza calorosa che ci ha riservato Bolzano, quando siamo andati ospiti per
diciamo, parlare con l'azienda di soggiorno, il comune, la provincia di Bolzano, grazie ad un lavoro di squadra, provincia di Pesaro Urbino, amministrazione comunale e Proloco che ha guidato la delegazione, siamo riusciti a portare a casa un risultato straordinario, un accordo con Bolzano. L'accordo con Bolzano che per noi è un motivo di orgoglio per la nostra amministrazione comunale, per tutto l'intero territorio provinciale, perché comunque non ci siamo fermati solo all'accordo per Monbaroccio, ma ci siamo soprattutto soffermati per un accordo territoriale che possa diventare non solo l'accordo per Monbaroccio, ma anche per tutte tante altre realtà lavorative. L'azienda di soggiorno si è resa disponibile subito con questo accordo, si chiama la dottoressa Agosti, dove in questa riunione che siamo andati in delegazione, il vice sindaco di Monbaroccio, il presidente della Proloco di Monbaroccio e l'assessore Renato Claudio Minardi, che ora non è più assessore, che, grazie a lui, grazie alla provincia di Pesaro Urbino, che siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Con Minardi, dopo un anno di lavoro, insieme sempre all'amministrazione comunale, alla Proloco, abbiamo fissato questo incontro, siamo andati su circa un mese fa, dove uno, con la piena disponibilità che loro ci hanno dato a collaborare con noi, vorrei dire in primis, ci hanno donato l'abete di Natale che andrà in piazza, ecco. E tutto questo a spese della provincia autonoma di Bolzano, ce lo porteranno giù e ce lo posizioneranno. Altro accordo, verrà uno scultore del legno della Valpusteria, mi sembra, verrà a esporre e anche a fare dei lavori nel nostro mercatino di Natale. Ci saranno altri espositori di Bolzano nel nostro mercatino di Natale, quindi possiamo dire che abbiamo messo delle piccole pietre di partenza di un credo un risvolto positivo per i prossimi anni. Questo ha fatto sì che per il nostro territorio, per il nostro impegno, ci sta dando delle soddisfazioni, insomma, ecco. Sì, perché bisogna dire che insomma il comune di Bolzano sicuramente fa un po' la parte da leone, nel senso che sì. Ecco, senza nulla togliere a tutti gli altri insomma, eventi insomma, contestualizzati nel Natale, insomma, scegliere anche da parte del Comune di Bolzano tra le tante offerte che potrebbero aver vagliato e tra i tanti insomma, possibili contatti che potevano avere, scegliere il nostro territorio come no, testa di ponte è sicuramente meritorio per noi, insomma, che giustamente, sì, è vero che il matrimonio si fa in due, però giustamente anche per loro portare la loro immagine, portare il loro territorio in un contesto come quello nostro, sicuramente insomma, ci può come dire, rendere leggermente orgogliosi, almeno in questo, perché una piccola parte di Bolzano la vedremo nel mercatino di Natale 2014. E questo comunque grazie anche a una stretta collaborazione di un consigliere comunale di Bolzano, Iuri Andriolo, ecco, che ci ha costruito questo percorso assieme a Renato Claudio Minardi, al quale mi sento di dovergli fare dei forti ringraziamenti di cuore anche da parte di tutta la Proloco, di tutti i soci, ma di tutta Monbaroccio, perché abbiamo creato una cosa straordinaria che nel tempo si svilupperà. Ci sono anche altre cose che non dirò questa sera, ci sono altre cose che abbiamo in mente di fare con Bolzano e anche con qualche paesino vicino, però queste cose qui poi le diremo in una prossima puntata. In una prossima puntata insomma potremo insomma, concretizzare di più quello che è il progetto, anche perché perlomeno insomma, messo il semino in terra poi si aspetta che la pianta cresca e si sviluppi. Io credo che loro comunque abbiano visto nella Proloco di Monbaroccio, nel piccolo borgo di Monbaroccio, una voglia di lavorare incredibile, perché poi contando che comunque noi siamo tutti volontari, l'azienda di soggiorno è stipendiata, hanno visto l'azienda di soggiorno di Bolzano. Esatto.
hanno visto in noi un buon gruppo di ragazzi, ci hanno creduto subito, subito ci hanno dato la piena disponibilità a collaborare un po' su tutto, anche ad avere delle indicazioni. Devo dire che la dottoressa Agosti, dell'azienda, la direttrice dell'azienda di soggiorno di Bolzano, ci ha dato dei consigli anche su come fare il mercatino, ci ha dato degli aiuti. Siamo in contatto quasi tutti i giorni con Bolzano, speriamo che possa nascere un qualcosa ancora di più positivo e di più importante. Ancora secondo noi è poco, quello che la Proloco di Monbaroccio ha fatto ancora è poco, dobbiamo migliorare. Va bene, il potenziale ce l'avete tutto. Allora, visto che un po' di Bolzano lo vivremo da voi, vicepresidente, le date già le sappiamo, le possiamo annunciare così? 29 e 30 novembre, 6, 7, 8 dicembre, quindi due fine settimana, l'ultimo di novembre e il primo di dicembre. E la manifestazione i sabati inizierà dalle 10, i sabati dalle 15 e invece la domenica e il lunedì dell'8 dicembre dalle 15. Perfetto, dalle 10. Alle 10, sempre lì nel borgo che ormai insomma è caratteristico ed è sicuramente esatto. Identificante. Un'altra cosa che mi aggiungo, poi rilasciamo parlare, un'altra cosa importantissima, che il 30 di novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale dei mercatini di Natale circa dalle 15, accompagneranno le note la banda musicale del comune di Bolzano, che sono circa 45 elementi. Che da Bolzano vengono, sì, vengono qui a Monbaroccio e nell'occasione offriranno anche a tutti i partecipanti dei biscotti tirolesi altoatesini. Altra cosa importante è che sarà presente la direttrice dell'azienda di soggiorno, sarà presente il sindaco di Bolzano, suo delegato, e il presidente della provincia autonoma di Bolzano. Intorno alle 17 circa, per poi finire con l'accensione ufficiale dell'albero che loro ci hanno donato. Quindi ci saranno delle bellissime sorprese che l'Ilaria comunque vi annuncerà qualcosina in più, insomma dirà. Allora, una scesa in forza, possiamo dire, di questa delegazione di Bolzano e quindi insomma vivremo anche questa atmosfera grazie alla Proloco di Monbaroccio. C'è qualche cosa, vicepresidente, che ci vuole aggiungere? Una delle caratteristiche forse più belle del mercatino è la neve. Ecco. Tutti i giorni si potrà assistere a delle nevicate. Oltre a questo, quest'anno avremo 12 remagi. 12? 12 remagi. Che sfileranno fino ad arrivare al presepe vivente. E un altro evento caratteristico quest'anno è l'albero dei doni. L'albero dei doni? Dei doni, sì, che è un albero particolare apposta per i bambini e dove verrà uno scambio di doni riciclati, quindi una cosa... Insomma, quindi anche all'insegna del riciclo, del non spreco, del dono, sì. Uno porta lì il regalo... Un pacchettino e ne prende un altro. E ne prende un altro. Quindi così dedicate ai bambini, c'è un'attenzione particolare ai bambini. Oltre a questo comunque gli spettacoli nel teatro comunale, i laboratori, e quindi per i bambini c'è un'attenzione visto che lo vivono ancora, sì, ancora di più. Per i bambini insomma il Natale, ma anche per i grandi, perché poi dopo si torna tutti bambini, insomma veniamo presi da questa atmosfera così particolare, poi speriamo che il tempo ci dia una mano quest'anno, perché l'anno scorso c'è stato un po' birichino e un paio di cose non sono andate come dovevano, perché anche questo bisogna dirlo, insomma tanta fatica, tanto lavoro, tanta meticolosità nel mettere a punto la macchina e tutti quanti si aspetta l'evento, poi insomma se piove purtroppo, però speriamo che insomma... Siamo ottimisti. Allora, non saremo qui. Due parole di chiusura, perché il tempo è tiranno come sempre, facciamole con lei da dove siamo partiti. Insomma, questa investitura ex novo le dà subito un asso nella manica, la Proloco, perché la fa partire col piede buono, insomma. La Proloco è, come dicevo prima, è sicuramente una cosa molto importante, perché è piena di gente attiva e di quello che ha bisogno un qualunque comune, come anche il nostro, come Monbaroccio. Cioè le cose non nascono mai per caso, nascono se c'è l'impegno e se si semina nel modo giusto.
e le cose per caso io non le ho mai viste. Se si riesce a lavorare, se ha voglia di lavorare, questo dovrebbe essere una cosa che deve entrare nella testa di tutti. E tutti devono fare qualcosa per gli altri. E chiudersi sempre in noi stessi, in, come dire, le cose della collettività non sono un problema mio, è un messaggio sbagliato. La collettività in realtà, cioè gli altri, in realtà siamo noi. È un luogo comune, ma voglio dire, fa capire qual è il problema. In questo il Comune di Momoroccio, l'amministrazione di Momoroccio è stata estremamente fortunata a trovare, voglio dire, un dialogo immediato con la Proloco, che è una Proloco di giovani. Va anche detta in questa sede che, al di là del discorso proprio fissato del mercatino di Natale, c'è anche un ragionamento a più vasto raggio per tutte le amministrazioni comunali, perché noi abbiamo trovato sicuramente un comune con tanti problemi. Tutti i problemi sono, diciamo, sparsi un po' in tutti i comuni. Noi ne abbiamo avuto una dose probabilmente massiccia, ecco, in quel senso lì. Nel contempo devo dare, e va dato un riconoscimento anche a tutti quelli che ci stanno aiutando, Proloco nel piccolo, voglio dire, nella parte organizzativa degli eventi. E per quanto riguarda invece il territorio, come aspetto un pochino più macro, dobbiamo dare un grosso e sentito ringraziamento a tutti quegli enti che ci stanno vicini nel risolvere i problemi che il nostro comune ha trovato, che ha in primis, direi, da la provincia. E quindi va un ringraziamento sentito veramente alla provincia, all'ATO e quindi al presidente Daniele Tagliolini, che sta facendo veramente delle cose egregie. Ed abbiamo trovato un'ottima collaborazione anche in altre società che operano nel territorio. Vedi Marche Multiservizi, anche lì rispetto a problemi, vedi il depuratore, è uscito qualcosa anche sulla stampa i giorni scorsi. Dobbiamo dire sinceramente che tutti questi enti non stanno alla finestra a guardare che succede all'irreparabile. Marche Multiservizi, devo ringraziare a questo punto anche l'amministratore delegato Tiviroli, sta facendo e si sta dando veramente da fare per risolvere i problemi di questa collettività. Quindi non siamo soli e questo ci fa estremamente piacere. Bene, ringraziamo Sindaco, Presidente e Vicepresidente della Proloco per essere stati qui con noi, grazie per averci illustrato questa così cosa unica, questa perla nella quale potremo contare per vivere dei giorni particolari di grande atmosfera per il Natale, perché un po' del mercatino di Bolzano, grazie alla Proloco, al Comune di Momoroccio e a tanti soggetti che abbiamo elencato prima, si è concretizzato questa unione di intenti e quindi un po' di Bolzano verrà qui da noi e quindi vivremo questa atmosfera estremamente più ricca e calda rispetto al passato a Momoroccio. Quindi le date le sapete, seguiteci e non mancate di andare al mercatino di Natale di Momoroccio. Grazie per questa puntata di Dopo Cena, alle prossime, arrivederci a tutti voi.